no non inizio aspetta ancora un attimo dai lunedì devo proprio? ancora un attimino dai 5 minuti lunedì 11 novembre si inizia invece no e se faccio così anch'io non va a finire bene qua eh lunedì è difficile per tutti ma almeno io devo riuscire a darvi la spinta sennò qui, chi è che esce fuori dal piumone? fa un freddo pesto poi freddo che non in realtà sono 5 gradi, 5 gradi in questo momento a Milano uh, tra i 5 e i 4 gradi in questo momento a Milano buongiorno ben iniziata la nuova settimana buongiorno a tutti buongiorno a tutti questo è Good Morning Milano Crystal Radio sono le 7 e 08 quindi giù dal letto fuori dai che si va a correre anche oggi c'è sono qualcuno che ci ascolta mentre corre mi piacerebbe sapere se qualcuno che fa jogging si dice ancora jogging non so, è una roba molto anni 90 il jogging comunque vabbè e è sentite, è la settimana iniziata quindi bisogna comunque trovare il modo di iniziarla nel migliore delle maniere e lo si può fare con Good Morning Milano e allora ancora un buongiorno a tutti ben risvegliati siamo pronti a iniziare una mattinata oltretutto pregna di ospiti eh, la scaletta prevede praticamente chiunque c'è qui Stamattina viene qua chiunque a un certo punto, davvero. Abbiamo tanti ospiti, parliamo di tantissime cose, parliamo molto di sport oggi. Forse è questa cosa del gioco jogging, perché parliamo di tanto, tanto sport, parliamo di tante cose successe nel weekend, come ad esempio la maratona radiofonica di Cristian Radio sabato. Vi siete collegati, eh? Ma è stata bellissima, bellissima. Non lo rifarò mai più. No, scherzo. Invece, spero di rifarlo presto. Questa so che vi ha dato la spinta giusta, Questo so che vi ha dato l'energia giusta Eh sì, non fate come eh, Pumpkin e non le bane in Pulp Fiction Ma comunque magari trovate il modo di iniziare un po' più così Con l'energia questa mattinata di lunedì 11 novembre Ragazzi, 11 novembre praticamente siamo già a metà novembre Cioè qui è un attimo, ieri eravamo ad agosto, ieri eravamo con le terga uh, a mollo nei nostri mari, eh, e anzi anche mari ben più caldi, e poi oh, ci troviamo così. Che ormai praticamente domani siamo a prenderci a palla di neve per festeggiare il Capodanno. È un attimo, qua, ragazzi. È un attimo. È un soffio che va via. Così comunque, chi è che lunedì ci dice? dice buon lavoro meglio di tutti gli altri? Filippo Poletti, colui che tutti i giorni su LinkedIn, come dice lui, come avrebbe detto, eh, racconta il mondo del lavoro e le e le buone notizie soprattutto del mondo del lavoro e quindi io non posso far altro che chiedere a Filippo Poletti quali sono le tre parole di questa settimana e non posso far altro che augurargli anche un buon lavoro e quindi Filippo Poletti, buon lavoro a te! Buon lavoro a tutti! La prima parola della settimana è studi all'estero! È il sogno di tanti genitori poter permettere ai figli di studiare all'estero. A realizzarlo sono le cantine Ferrari. Ascoltate bene cosa hanno fatto. Abbiamo un programma di welfare che incrementiamo ogni anno, per esempio sostenendo i figli dei nostri collaboratori nell'esperienza di fare il quarto anno delle superiori all'estero. Lo ha raccontato la vicepresidente Camilla Lunelli. Bella, bella iniziativa, perché sostenere il talento dei figli, dei dipendenti, significa realizzare i loro sogni. La seconda parola chiave della settimana è smart working. Il lavoro non è un posto in cui vai, è qualcosa che fai. Sì allo smart working da parte di chi di Spotify. Non puoi passare tanto tempo a selezionare degli adulti, ad assumerli e poi trattarli come bambini, chi l'ha detto Katrina Berg. Sì dunque allo smart working, ne parliamo tante volte laddove è possibile. La terza e ultima parola chiave della settimana è inclusione. Grazie al lavoro siamo rinati, lo hanno raccontato i ragazzi di Pizza Out che pochi mesi fa sono andati a New York per cucinare per le Nazioni Unite. Per esempio Matteone, il cuoco, ha preparato le pizze, Andrea, Leo, Beatrice, Lorenzo le hanno servite. Siamo andati a New York con un obiettivo ambizioso, cercare di cambiare il mondo. Vogliamo costruire un mondo migliore, più inclusivo. Chi l'ha detto? L'ha detto il fondatore Nico Acampora, che tanti di voi conoscono. È la forza del lavoro che non solo ci permette di guadagnare dei soldi, ma ci fa sentire parte di una comunità. Allargata, mettendoci appunto in relazione con gli altri e facendoci crescere. E allora, buon lavoro a tutti! e Mina con Buttalo via, il nuovo singolo di Mina, appena uscito proprio in queste ore, veramente da dire, appunto questo weekend è uscito questo nuovo album di Mina, Buttalo via, eh, ascoltatevelo, nel senso non buttatelo via, fate così, va bene. E invece dai giornali, anzi scusate, ho fatto un errore clamoroso questa mattina, ho dimenticato di darvi i nostri contatti, 331-7853555, 78 il nostro numero di Whatsapp, per fortuna molti di voi ce l'hanno già registrato in rubrica, quindi ci scrivono a prescindere da quello che io... Dica, faccia o racconti durante la trasmissione. Buongiorno e buona settimana a tutti gli amici di Cristal Radio, a Fabio e alle ragazze in Redazione. Grazie, mille Alberto. È proprio arrivato il freddo invernale. Oggi, è estate di San Martino, così si chiama, sì, oggi infatti è San Martino, San Martino di Tour, proprio Vescovo, vi dico anche il santo del giorno. Ma ne parliamo dopo, perché avremo intorno alle 8:15 e un quarto più o meno un collegamento con la Svizzera. Ci colleghiamo con una giornalista di Radio 3i, la radio appunto del Canton Ticino, ehm, dove ci, raccont che 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 ci racconterà proprio di cosa è successo questo weekend per la festa di San Martino, perché eh, San Martino soprattutto nel ticinese ma soprattutto nel Mendrisiotto perché esiste un paese che si chiama Mendrisio San Martino si chiama ecco proprio lì viene fatta questa festa praticamente arrivano da ovunque cioè è una roba che neanche non è neanche Woodstock da quanto ho capito cioè quindi appunto alle 8:15 e un quarto più o meno con Brava Venneri di, di Radio 3i eh, ce lo racconterà e ci spiegherà un po' anche questa passione degli svizzeri anzi del Mendrisiotto per eh, San Martino che appunto oggi è la festa San Martino, vecchia no, tradizione appunto, non solo nel Canton di tantissime. Le sagre di San Martino, la feste eh, che ci sono anche da queste parti. Ho avuto quest'anno un po' diciamo festa lunga perché cadendo di lunedì, insomma, da, le, da quelle parti là mi dicevano hanno già iniziato il venerdì a festeggiare. Quindi tome, è stato una, un weekend impegnativo, da quanto ho capito, per chi ci ascolta dal canton Ticino Però, insomma, potrebbe. Dopo, dopo ce, lo facciamo raccontare, ce lo facciamo raccontare per Benino. L'altra notizia invece di giornata con cui tutti i giornali stanno aprendo, eh, oltre appunto al fatto che è San Martino eh, il fatto. Che la Russa ha lanciato Lupi come candidato sindaco per il centro-destra. Uh, leggo appunto la Corriere della Sera uh, la Russa lancia Lupi come candidato sindaco e gli dice: Hai una responsabilità. Dopo sala, la sinistra farà peggio. Questo gli dice quindi attenzione. Um, leggiamo anche um, da Repubblica Milano: Dice tu hai una grande responsabilità, a buon intenditor. Appunto, il presidente del senato partecipa alla reunion dei centristi. Si rivolge al leader di noi moderati. La sinistra, senza sala, qualunque scelta farà peggiorerà ancora, quindi è il tuo momento. Lupi, tu hai una grande responsabilità nel partito e a Milano. Non so quello che succederà, ne parleremo con calma, ma buon intenditore, insomma, lanciata già questo endorsement dal... Appunto, dal presidente del senato Ignazio La Russa verso eh, Lupi, che potrebbe essere a questo punto il, il candidato. Almeno a questo momento, potrebbe essere il candidato Maurizio Lupi per il centrodestra alle prossime elezioni eh, comunali. Comunali, elezioni comunali che verranno sicuramente nella fine del 2026, dopo le Olimpiadi, o anche non potrebbe succedere mai nei primissimi mesi del 2027. Eh, ma la, 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 la rincorsa la è lunga, sì, si, è, si è già partiti. La campagna elettorale sarà lunga, secondo me molto molto difficile da seguire anche in più con tutto quello che è il discorso Olimpiadi proprio nel bel mezzo no, della finale di eh, campagna elettorale. Saranno due anni lunghi, lo so, me lo sento, saranno due anni lunghi perché praticamente potrebbe essere che appunto in questo periodo, nel, tra due anni, stiamo votando o abbiamo appena votato il prossimo sindaco. Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso alle 7.35 minuti. Cristal Radio. Good Morning Milano. Leggo un WhatsApp che è arrivato poco proprio adesso in redazione dal collega Nello, Grazie, Nello, potevi anche fare a meno. E buongiorno Fabio, no, anzi, grazie, perché dice buongiorno Fabio, desideravo ringraziarti a nome di tutta la radio e degli ascoltatori di Cristal Radio per aver dedicato in maratona. Sì, sabato abbiamo fatto questa lunga maratona dalle 8 del mattino fino alle 10 di sera. Una puntata sulla prevenzione tra. Trattando temi di difficili, di difficili in termini eh, però comprensibili e delicati, ti chiedo di ricordare il claim che è stato cognato in diretta. Allora io non me ne prendo la responsabilità perché non è roba mia, ma eh, è di Nello e di quella, era quella gente lì che c'era lì con me in studio, che non sto neanche a nominare, perché siete delle brutte persone. Comunque il claim era curarsi da dietro per stare bene davanti va bene comunque eh, non ho pronta la sigla nonostante, ecco ma pensa, non ho neanche pronta la sigla per dare il benvenuto a Beasì buongiorno Bea buongiorno a tutti ecco, se mi, mi, mi distraggono, ti chiedo scusa Bea Beasì, la generazione Z la musica della generazione Z oggi cosa ci hai portato? oggi vi ho portato un uh, capolavoro della, <ride> della... <ride> quale parole si sprecano? della English Trap con Ice Spice e Central Sea did ah, it beh. first chi, chi non li conosce ah English non sono americani questi? no English. Ah, quindi guidano dalla parte sbagliata sì. ok perfetto chissà se forse cantano anche dalla parte sbagliata io ho il dubbio ce l'ho ma non voglio cioè, i miei pregiudizi adesso li lascio fuori e ascolto in uh, silenzio il minuto e 57 <ride> due persone lavoro. per fare il minuto e 57 canzone va bene più produttori compagnia bella di i Spice e Central Sea con did it first Ice Spice e Central Sea Allora, capolavoro Ma come facciamo? Cioè, nel, nel mentre è arrivato un Whatsapp di Adriana Che dice Era un sacco che non sentivo questa canzone Con gli occhietti Credo non parlasse di questa Ma parlasse di quella di prima di Gianluca Grignani ah, Così è ah. eh, a naso, eh, posso dire Beh, eh, eh, potrebbe, cara, essere invece... potrebbe essere che non sentivi da tanto Gianluca Grignani e non avessi mai sentito questa Quindi pensa che servizio facciamo esatto. Servizio pubblico esatto. Allora Ice Spice, ice spice. Una ragazza, da quanto ho sentito Sì, perché, okay. esatto, una ragazza e l'altro, chiaramente, come si può dedurre dalla voce, sì. è, è un altro rapper Il tema di questa canzone è il tradimento Il tradimento, ok Cioè, in questa canzone si parla del fatto che questa Ice Spice dice, sostanzialmente, asciugando Perché asciugando. poi è tutto il rap stretto, slang, quindi non si capisce <ride> rap bene Rap stretto, come fosse in sardo, capito? Eh come sì, come esatto, un, un po' come un dialetto, esatto Dice, eh, non importa se lui mi tradisce, perché... O Io l'ho già fatto prima, o se lui mi tradisce, faccio di peggio, no? Ah, beh, e questa bella è tutta filosofia. una canzone. Esatto, questa è tutta una canzone dove viene un po' sponsorizzata questa, questa cosa. La di la vendetta? un po' della vendetta, un po' di anche un una relazione tossica, no? Perché ah, qua bella. lei parla proprio di avere questa relazione con questa persona che l'ha tradita okay. e lei dice solamente, ah no tranquillo perché tanto io o ti, fa ti faccio di peggio ma comunque poi ti perdono perché ti amo troppo e stiamo bene insieme eh, e dov'è il messaggio positivo? non no, c'è non c'è, ah, no, io okay. l'ho portata apposta eh. perché dico cavoli perché sponsorizziamo queste cose? cioè è vero ah, che si può fare cioè, contenuto c'è una critica quindi da parte tua sì è bello ah, okay. è orecchiabile secondo me well, da ascoltare well. molto la canticchio tutto il giorno la canticchio secondo me guarda che ti rimane in testa well, well. però era più una critica perché dico cavoli è vero si fa contenuto su tutto eccetera eccetera però è un messaggio abbastanza pesante, insomma, eh, che, sì. si vuole, che si vuole dare. Tra l'altro. Piccolo, cioè, quindi, mi, questa, questa sarà tipo la terza o quarta puntata di questa rubrica, Si è già avuta la mia parte, cioè, nel senso, eh che... no, vabbè. vabbè, ma ci sta. Ma noi l'ascoltiamo, ma la Gen, Z, la Gen Z, soprattutto ascolta sì. la musica perché è orecchiave. Cioè, non tutti si soffermano mm, okay. sul significato di una canzone. Infatti, ti questa do, canzone è diventata Posso dirti, ti do una cosa. Neanche la mia generazione eh allora eh. cioè, fischiettavamo. Eh allora, cioè, poi, facciamo so i figli. Volte... Poi, dopo, Beffa di Bennato fece famosa canzone Sono Solo Canzonette. A esatto. certo punto. Però a volte ti fermi lì, ti soffermi a sentire il. Testo, e magari una canzone che hai ascoltato da tantissimo, dici: Ah, ma dice questo? Boh, non lo sapevo. Io ho capito solo due parole: Boobs. Big boobs, sì, Big solo, boobs. Quello, solo quello. Ho capito in tutto il testo. <ride> <Saravo> <ride> oh, un effetto, si, si chiama effetto cocktail party. Credo, no? Quando senti quella parola che dici: Ecco, eh, ha detto? Ah, ma Mi ha chiamato? Mi ha chiamato? Quella roba lì, cioè, sì, deve essere quella no, roba no, no. lì. Un piccolo gossip, ah, gossip, che gossip: possiamo dare di vita vera, che sì. a me piace sempre dare dei gossip okay. sulle canzoni. Mm -hmm. Central C, che sì. è il ragazzo che rappa. Sì. Nella sua strofa parla eh, di un tradimento che ha fatto lui, no? Ok. Plot twist: questo tradimento è vero. Cioè, lui nella canzone ha confermato il tradimento che la sua, ovviamente ora ex, sì. aveva già. Hanno usato. Poi io dico, ma sei normale? Ma in una canzone lo dici. Eh, beh, fatto contenuto. Infatti lui dice, eh, sono molto selettivo. La mia ragazza mi ha guardato il telefono per capire se mi scrivevo con una tipa. Io le ho detto di no. Lo scopriremo in 16 secondi perché il suo verso dura 16 secondi. E quindi dice, dopo che ho detto queste cose, lei avrà la conferma che l'ho tradita. Ma io dico, ma, ma bro. Ma come, eh, ma come stiamo, boh, eh, capito, come stiamo? come stiamo? Boh, ma cosa fai? Evidentemente evidente, 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 cioè se ne voleva liberare. Ed è diventata una questione su, su TikTok. Oh, eh? Non guarda, ti dicono, dico, si parla di altro Perché anche lei. No, beh, topic. Più. Però, però, io ho seguito tutta la vicenda. Ecco. Ed era emozionante! Emozionante, capito? <ride> Poi dopo ci, ci lamentiamo, che, che funzionano trasmissioni come quella lì, Ex on the Beach o quell'altra, come che, che si chiama quella dell'isola, Temptation Island. Ma eh, il contenuto, ma perché a volte. È, è talmente ignorante la eh, faccenda okay. che ti piace ascoltarla mm. perché ti senti. Ma che dici? C'è così, così tanta cultura in giro che mi serve un po' di ignoranza? Eh, no, secondo me cioè, sì, a me è proprio il contrario. C'è sì. così tanta per ignoranza tuo... per cui. No, magari non è tanto quello, ma il okay. fatto che dici: se, se ascolto qualcuno ah, più ignorante di me. Mi sento più automaticamente ah, più acculturato okay. io. Siamo cioè, quindi tutti so sì, sì. i Nobel a questo punto, conforta sta gente. <ride> Sotto certi dicendo. punti di vista, sì. Ok, vabbè, comunque. E però, effettivamente, eh, spezzo una lancia in testa, ma a favore dei due, eh, è orecchiabile quello sì, effettivamente. Da, sì, sì, sì. Quanti TikTok si sono fatti su questa canzone un qua? Sacco, milioni, milioni. L'hai fatto anche tu? No. Ho scoperto che ha TikTok comunque. Sì. Me ne sono accorto l'altro ieri. No, come un altro... Sì, io? non me ne ero accorto non No, già. non lo sapevo, non lo sapevo. Ma a me mi piace. E infatti TikTok. mi sono accorto perché c'era un, un tuo mi piace ah, a un TikTok della, de, de, di Gumolo Milano. Ho detto ma ma questa è bella, non so a vedere. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, <ride> eh, Gen Z, non, io a un mondo a me è incomprensibile ma che capisco essere praticamente <ride> incomprensibile come io lo ero incomprensibile ai miei genitori, Vero. come i miei genitori incomprensibili. Cioè io immagino sempre... Immagino sempre mio papà che a vent'anni arriva a casa con il vinile dei Beatles e, e suo papà gli guarda e dice ma cosa a caso mi ha portato qua, che sono questi quattro cappelloni debosciati, eh, non si capisce cerchio, niente, mettono le robe al contrario, ma che è sta roba, non si capisce niente, quindi insomma... Vabbè. Poi con le dovute precauzioni: ma insomma, dire Beatles e poi dire i Spice. <ride> no, due... Invece, uno che è molto bravo e molto amato dalla Gen Z è Harry Styles giusto? Benissimo. E allora sì, ce lo sì, ascoltiamo sì, adesso sì. con uno dei pezzi più belli della musica mondiale. Uh. Sì, 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 lo dico. Qui l'ho detto <ride> e non lo nego. Grazie, Bea! Grazie. e Gipsy King Gipsy King con Bamboleo alle 8 e 10 minuti Crystal Radio 96.2 FM Dab Plus in tutta Lombardia e poi lo sapete in all around the world con la nostra applicazione iOS e Android e anche il sito internet e anche i podcast ma dopo quello vi racconto tutto per bene 8 e 10 minuti come vi dicevo di oggi lunedì 11 novembre arriva un Whatsapp in diretta al 331-78-53-555 eh, credo sia Mario se ho letto bene che dice buongiorno volevo ringraziare Fabio per la puntata di Sabato sono molto più giovane di voi, ma condivido in pieno il vostro slogan curarsi da dietro per stare bene davanti. Basti, non ne posso più. Nello, questo è sicuramente Nello che mi ci fa mandare i messaggi dai suoi amici. Grazie Mario, grazie di tutto Fabio, grazie Mario invece, grazie Mario per il tuo Whatsapp. Uh, invece sentite un rumore di auto in sottofondo perché con in viva voce ovviamente perché guidare sicuri è importante, è collegata con noi Eleonora che è una grandissima tifosa dell'Olimpia Basket Milano perché ieri si è giocato il campionato e quindi io non so assolutamente niente, devo chiederlo a allora chi di basket ne capisce. Buongiorno Eleonora. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Allora Eleonora, tifosissima giusto dell'Olimpia Milano, ho dato giusto. Sì. No? Ok, da, sì, giusto, da, giusto. da sempre. No, da, come è nata da questa sempre. passione? Quando è nata questa passione ah, per il basket? Verso le superiori, quando, quando ho trovato qualche sport diverso dal calcio e ho notato essere uno sport interessante un po' per un, tutto il pubblico. Infatti, oggi diciamo un ambiente ancora molto tranquillo e cautelato con uh, parecchi ragazzini, quindi dove puoi esprimerti in tanti modi. E, Divertente. Poi parti dall'NBA dove ci sono questi mostri che segui e pensi sempre che anche nella nostra nazionale si possa arrivare a fenomeni così, completamente diversi, però, però ben, ben, ben strutturati. Ecco. ecco, e la delusione quando arriva per sapere <ride> che non è così? No, scherzo! <ride> mai, mai in realtà ci sono dei ah, grandi vedi, vedi. campioni NBA o personaggi NBA che poi eh, vengono anche presi, reclutati, ad esempio in Olimpia come… come Stato Ciaccio Rodriguez, come ha fatto anche un anno o due, mi pare Nicolo Melli, abbiamo okay. avuto vari personaggi che, che arrivano da lì, poi magari vanno scemando. Eh, o oh, diversamente, l'Olimpia ha dei grandi talenti che non riesce magari a buttare fuori in nazionale. Noi abbiamo oggi come italiano Gallinari che arriva dalla parte, se non sbaglio, di Voghera da un da un Tortona giù di lì eh, e poi è passato direttamente passando anche attraverso l'Olimpia in, uh, in, NBA. In, NBA, in NBA ma torniamo invece sì. al sì. Forum d'Assago perché c'è stata sì. una partita di campionato anzi eh, se non sbaglio sì. questa settimana c'è stata sia la coppa che poi eh, il campionato giusto? sì ma funziona funziona sempre così almeno okay. poi io sono abbonata okay. ad entrambi Ehm, cioè entrambi le, le dispute quindi hai sia la parte: eh, la quindi hai la parte Eurolega mm. e anche la parte lebbiano della Lega Basket, quindi il okay. campionato normale nazionale delle squadre italiane. E ci sono sempre circa due partite alla settimana di EuroLega. Uh -huh. E come un po' la Champions, no? okay. e, e poi ce n'è una, una alla domenica tendenzialmente quasi sempre. Poi è successo anche al sabato di campionato. Sì. Allora partiamo invece dall'Eurolega: com'è andata per Milano? So bene, ho letto dell'Eurolega. Sì, L'ultima sì. che abbiamo fatto è stata con Real Madrid, eh, dove è stata più una, diciamo, un, un incontro di saluto e, e di stand innovation per Rodriguez, che esce un anno e mezzo fa dall'Olimpia, finisce la sua carriera, quindi è arrivato lui, presentazione. Con tutta la famiglia, un Real Madrid non, non informissima. No? Come la settimana prima anche una Virtus non Virtus okay. dove c'era un Bellinelli un po' scarico, non c'era Hackett. Quindi sì, abbiamo vinto di, di qualche punto in più, se non sbaglio di 20 punti, però. Oh, ehm, Squadre che magari boh, sembravano quasi un po' stanche, mi no? Sei poi critica, in realtà però. in Eurolega. Ma no, mi sei critica, sì, però Eurolega... cioè vincono eh, non sei sì. contenta? Cioè, com'è questa storia? No perché, no, perché fanno sempre così: in Eurolega <ride> non arriviamo mai oltre il 12, quindi fai conto che siamo messi, cioè, veramente, non, non riusciamo ad andare in playoff, no? okay. ma neanche nei play-in, quindi okay. non, non riusciamo ad arrivare nella sesta squadra o nella settima, tra la settima e la decima, dove poi. Vai a, a, a discutere, a competere per salire e fare i playoff nell'Eurolega. Mai. Okay, mai. E sono già tre anni che non, non, non si riesce, però, da profano, e, ti nel chiedo... campionato. Ti chiedo no, da profano, sì. però appunto scusa, da, vedo però so, dai questo quadro dell'Eurolega dove appunto mi stai raccontando una squadra che comunque non ce la fa, non ce la fa, <ride> arriva sempre lì, ma poi non riesce a fare il saltino oltre la posizione <ride> che serve per andare più avanti nel, nel campionato dell'Eurolega, diciamo. Eh, invece, sì. in campionato io so che arriviamo da stagioni in cui abbiamo portato a casa lo scudetto, giusto? E, e invece cosa succede? Sì, lì? sì, no, tre stagioni, cioè, va, va, va molto meglio, ma molto meglio, ma sono squadre anche diverse, no? E, sempre, e dove, è sempre e colpa fine, degli altri, ma no, no? Ma oggi vedo ad esempio il Venezia, ieri ha, ha dimostrato veramente tanto: no? mm -hmm. eh, siamo partiti pronti via già sopra di 6 punti, eh, e noi a zero. Okay? Eh, poi beh. tiene un po' testa il Venezia, mm -hmm. poi probabilmente eh, lo stesso Parks, che del Venezia è molto forte, non ha, non ha dato il meglio di sé. E per tre tempi ehm, eravamo di, sopra di un 15-12 punti quindi per tutti e tre i quarter ci sono state qualche challenge in più del solito che sono delle specie di VAR no? dove eh, okay. i tecnici, dove gli arbitri vanno a visualizzare eh, il fallo sportivo, l'antisportivo e lì poi si apre sempre un mondo dove ovviamente io certe volte anche da profana dico no, l'ha presa, non l'ha presa poi ti rendi conto che devi guardare nel dettaglio le cose e, okay. e poi per poi fare una rimonta pazzesca dove eh, da 60-62, adesso non mi ricordo, ci siamo trovati un faccia a faccia con un 78-77 eh, e abbiamo chiuso vincendo con un 79-78. Ah, ecco, in, in, in un quarto il Venezia ha tirato fuori. Denti. noi eh, facevamo dei passaggi molto forse troppo morbidi eh, troppo, troppo lenti cioè, okay. abbiamo preso dei però, tempi lenti abbiamo conta, giocato bene quel che conta Pensavamo il risultato è no, la vittoria no? quel che conta sono, sono d'accordo ma non è quello ma non è quello che dico sempre a mio figlio okay, <ride> quindi okay. forse nello sport sì okay. però Invece, e poi bella, qualche critica a messina quali sono appunto le prossime, i prossimi appuntamenti quindi qual è che ci risentiremo per commentare la prossima partita Dell'Olimpia, quando è che è il prossimo appuntamento? Eh, allora adesso ti dico onestamente: il prossimo c'è un Eurolega in casa okay. con il mi pare Tel Aviv, okay, credo. Il Tel Aviv. Io non so se riesco ad andare al palazzetto perché è una roba di lavoro, però mm. eh, sicuramente lo seguirò su da solo. Al telefono okay. adesso devo devo al capire telefono. E, mm, esatto poi c'è cioè, un uno che ti telefona no, c'è uno che ti telefona mentre c'è la partita questo mi stai dicendo o no, al telefono se so che usi lo smartphone per vedere la diretta no fammi capire uso <ride> uso lo smartphone per vedere ah, la ah ok no, no pensavo ci fosse tipo tuo figlio là che ti dice allora guarda, no, in questo momento amici... passa la palla poi tira il canestro no, no ho degli amici ah, okay. che, che però magari vanno al mio posto ah ok ok riusciamo okay, a far riesco poi qualcuno che già anche altri abbonamenti mi chiama commenta prossimo in campionato con chi è invece? E il prossimo in campionato. No, no, no. Il prossimo in no. campionato credo sia il Qua. Tortona. Il Dartona, ah, okay. credo credo sia quella che, è, se non sbaglio, il primo, erano i primi di dicembre. Forse il primo di dicembre. Okay. E una squadra anche lì che, 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 è, che è emersa notevolmente negli ultimi due anni. Eh. Ah, beh, beh, con un, se, sono sono i quelli... figli di Daitan. Tra, da quanto capito, ma siamo Dartona, come si chiamano? Come si chiama la squadra? Sì, sì, è, il è come è il, il, il Dortona, ma è il Tortona di fatto. Ah, okay, Quindi ha bene. anche due giocatori che, 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 che conosco su Voghera che ah, sono, erano vedi, piccolini, vedi. sono cresciuti lì, sono passati. Sì, sì. Beh, allora senti, Allora, io ti ringrazio per averci portato appunto con le tue parole dentro il forum per seguire l'Olimpia, ci sentiremo alla prossima partita allora, dai, così ci fai sapere, magari sper bene. spero di sentirti un po' più soddisfatta, nonostante appunto anche la vittoria No, ma abbiamo delle sentiamo. perle di giocatori, dei grandi giocatori, eh. c'è eh, questo nuovo ne... di lei che, che, che è un attore cioè, Si chiama di lei questo? Cioè, sì, si chiama cioè, Delay, eh, cioè, è scritto Delay, ah, ritardo, Delay è, sì. un personaggio e è un personaggio perché fa anche divertire il ah, pubblico, bene, un bene, po' bene. proprio come, come il mondo NBA: cioè ah. si mette a correre in giro per il campo, fa. No, ma poi è forte, forte, it's show time, come diceva qualcuno una volta, it's sì. show time. Bene, eh, esatto. allora, speriamo nello showtime sì. anche all'Olimpia. Grazie mille, Nonora, sì. eh, la nostra inviata nell'Olimpo. Va ti piace come sottotitolo? Ah, eh? ok, sì, perfetto. perfetto dai. Grazie Marino. mille, allora, buona giornata Grazie e buon lavoro. Buona giornata a tutti. Andiamo grazie. avanti con un po' di musica perché adesso è il momento di fare un salto nel passato con una versione, però, moderna di una canzone famosissima dei decibel che è Contessa qui alle 8.20 su Crystal Radio. Decibel con Contessa. I decibel con Contessa alle 8 e 22 minuti qui su Crystal Radio. Continuiamo a parlare di sport perché abbiamo sentito: l'Olimpia ha fatto questa grande partita contro il Real Madrid che ha portato a casa il risultato in Eurolega. Ma non è l'unica milanese che ha portato a casa un risultato buono contro il Real Madrid. Giusto, Sergio Meazzi? Buongiorno a tutti, signore, è giustissimo. giustissimo. Allora, eh, cosa è successo questa settimana nel mondo del calcio per le milanesi? Beh Per il Milan direi che per tutta la settimana c'è stato un sole incredibile in questa città perché <ride> <ride> vincendo praticamente contro ogni pronostico contro la corazzata Real Madrid in casa del Real Madrid devo dire che solo il Milan riesce a fare queste imprese. Non è la prima e anche Fonseca per la verità è entrato nei Guinness dei primati quindi battere il Real Madrid in casa propria. Oh. Una partita giocata in maniera perfetta. E credo anche meritata. E insomma, contro ogni pronostico, e direi che è bene per il calcio italiano e bene per Milano. Ecco, anche l'Inter ha portato a casa un buon risultato, sempre in Champions, giusto? Esattamente l'Inter direi che è una squadra oramai, come ci siamo detti più volte. Molto formata, già pronta per poter vincere. Mi sembra che quest'anno punti molto di più alla Champions League che al campionato, e quindi ovviamente in Champions, eh, credo che riesca a dare le migliori performance, ha vinto 1-0 contro l'Arsenal, che è una formazione ovviamente di tutto rispetto. Ecco, e la solfa, come si dice in questi casi, la sinfonia invece è cambiata però in campionato, giusto? Anzi, il Milan ha sofferto non poco, da quanto ho capito, nonostante appunto poi un pareggio finale. Sì, cioè, il Milan è praticamente una formazione che... Ha cambiato l'allenatore, ha cambiato il modello di gioco, ha cambiato il modello di comportamento, ha cambiato il modello di mentalità. Riesce a fare delle cose splendide in Champions League e poi con i cali di tensione in campionato contro il Cagliari, che è una formazione sicuramente di tutto rispetto, perché il campionato italiano è molto difficile. Tutte le squadre diciamo, creano difficoltà anche alle squadre di vetta, però tutto sommato. Il Milan deve eh, queste partite cercare di vincere se vuole almeno entrare nelle prime quattro della Champions eh, questi cali di tensione. Io credo che Fonseca debba lavorare parecchio. Mentre l'Inter ecco, voglio dire ha giocato contro il Napoli. Ah, come dicevo prima, è una squadra sicuramente che punta molto di più alla Champions. Tutto sommato, ieri sera non mi sembra, eh, pur non essendo lucidissima, però ha cercato proprio di vincere la partita. Il Napoli invece ha cercato eh, di pareggiarla. È una squadra che, però, ovviamente inizia a soffrire a un calo. Dettato anche dall'età. E eh. quindi, ovviamente, queste, le performance non sono sempre splendide. E non sempre, come lo scorso anno, riescono a vincere delle partite facilmente. Adesso i prossimi impegni, quali sono? E come vedi, appunto, il futuro? Prima diciamo com come si arriva a Natale con le milanesi. Bah, eh, dunque, a Natale eh, intanto il Milan domenica prossima, la Juventus, domenica eh. prossima, il calcistica. Perché poi, come tu sai. C'è lo stop della nazionale okay. eh, per la Conference League. Sì, sì lo so quindi benissimo, prossima... lo so benissimo, Sergio. Volevo no, vedere lo so, se lo sapevi te... anche tu. No, no, ma io so che tu lo sai. Ma io l'ho detto appunto per dovere di cronaca, come si dice in questi momenti. insomma, Giusto, giusto, sai benissimo. Quindi... Io so tutto del calcio, quindi ci mancherebbe. Eh, lo so, lo so, ma assolutamente. per quello ci No, mi no, mi prego, fatto... prego. Dicevi, scusa, no, dicevo appunto che la prossima, la prossima tornata ci sarà Mila-Juventus. Quindi un impegno un impegno importante per il Milan e tutte le altre ovviamente hanno degli impegni abbastanza gestibili. Eh, come si arriva a Natale? Per le Milanesi penso che l'Inter arrivi molto bene, credo che non abbia particolari problemi, sarà un testa a testa sulla, sulla punta della vetta della classifica. Uh -huh. Per il Milan il discorso mi sembra discretamente diverso, è una squadra che dovrà in qualche maniera eh, tecnicamente darsi una mossa perché non basta. Fare bene in champions bisogna fare bene assolutamente in campionato in e quindi deve eh, necessariamente avere la svolta. Ecco. Tu, eh, rilevo che ci sarà probabilmente anche un turno di Coppa Italia. Quindi le partite si sommano in continuazione, ah, e sì, avere sì. la rosa la, diciamo, larga è importantissima allora, in, in, io... in questa dimensione calcistica. Io lo so benissimo, ricordiamolo a chi magari è distratto. In questo momento in questo momento, le due milanesi in che posizione sono in campionato? Allora, l'Inter è seconda, uh -huh. pari merito con un po' di squadre. Il Milan è un pochino più staccato, è praticamente a qualche punto diciamo, dalla zona Champions League. Devo ricordare, devo rammentare, che però al Milan manca una partita, quella sospesa col Bologna. Ecco, per una, cui ovviamente c'è un detto. risultato che manca. Non so se avete notato che non ci dice in che posizione, però, è precisamente. Dalla regia mi suggeriscono una settima posizione, giusto? Eh, l'avevo dimenticata, <ride> mi spiace. E avete come capito, avete capito da le che le parte del naviglio sta Sergio beh. Meazzi? Perfetto, va bene. Sergio, io ti ringrazio beh. tantissimo, davvero. È stato eh, un piacere. Puntuale come sempre, mi sa che ci risentiremo presto perché eh, dopo, dopo il Milan-Juve dobbiamo sentirci per forza, eh, quindi non devi, quando, non... quando volete è un spero, piacere. Guarda, ti faccio questo augurio, voi. spero di sentirti col sorriso. Va bene, questo augurio. Così, <ride> come così, sempre, provare. ma il sorriso nello sport è assolutamente. Ah. bisogna sempre tenerlo. Ah, così ci mancherebbe altro. Bel messaggio anche di speranza di Sergio Meazzi. Bene, grazie mille, Sergio. Buona giornata grazie a te. A voi, buona grazie ancora a tutti. per tutto buona quello giornata. che stai con noi. Grazie. grazie. Insomma, questa mattinata sportiva così è stata importante, tutti questi contatti con lo sport. Adesso andiamo con un po' di musica e poi ritorniamo qui perché ho detto è San Martino. E quindi andiamo, eh, andiamo alla saga di San Martino, dove a Mendrisio andiamo al di là del confine, in Ticino. Nel Mendrisiotto, perché San Martino e là si festeggia, ma come se si festeggia a ah, fra poco? Andrea Bocelli e Giorgia vivo per lei alle 8 e 36 minuti che pezzone l'ho messo perché so che tutti avete cantato a squarciagola in macchina urlando vivo per lei soprattutto se magari se avete ancora i postumi della festa di San Martino che avete fatto magari nel qui vicino Cantonticino e allora mi collego eh, proprio con il Cantonticino con Mendrisio se non sbaglio proprio precisamente con Barbara Venneri eh, giornalista di Radio 3i buongiorno Barbara Buongiorno, buongiorno a tutti. E sei sì, corretto da Mendrisio? Da Mendrisio nel cuore del Mendrisiotto, che ho scoperto esistere, perché me l'hai detto tu, non sapevo neanche se esistesse eh, Perché ho scoperto che questo San Martino, che è festeggiato anche da noi, è eh, un po' la fine dell'estate, l'inizio dell'inverno, la, la fine della stagione agricola Insomma, viene festeggiata tante cose. Ma lì da voi è veramente una festa nazionale, quasi mi viene da dire a Mendrisio, giusto? Allora, una festa nazionale non lo so, però, anzi no, direi proprio di no, però sì, è una, cioè, è una festa molto molto sentita, soprattutto qui nel Mendrisiotto, però so che ci sono persone anche dal resto del Ticino che scendono appunto per frequentarla, più che altro perché è una, è una tradizione veramente lunga, è cioè una fiera che ha tipo quasi 400 anni quest'anno. Eh, 400 quindi, sì, anni di fiera okay. e, cosa, e cosa si festeggia? Esatto. Quest'anno poi l'avete fatta lunga, da quanto ho capito, giusto anche? L'avete fatta anche più lunga del solito, quest'anno, ho capito bene, perché ho fatto che chiudeva, finiva di lunedì. Ma allora, che altro che finisce oggi, perché oggi, è, cioè, solitamente non è lunedì, però mh, chiaramente deve comprendere il giorno di San Martino, che è l'11, quest'anno cade l'11, cioè quindi di, di, lunedì. Quindi di lunedì, e perciò prosegue anche fino a oggi. Mh, allora, diciamo che è una fiera che è molto sentita probabilmente perché oggi ha anche due valenze, no? se vuoi. Una volta, come hai detto tu, quindi parliamo appunto di 400 anni fa, chiaramente adesso non è più così: era la fine dei lavori agricoli, si chiudevano, si rinnovavano i contratti per i terreni agricoli per l'anno successivo, ci si scambiava mh, il bestiame, insomma c'era il commercio di bestiame, eccetera, ed era per quello che era particolarmente sentita. Oggi chiaramente non, non è più così, ci sono comunque esposizioni di bestiame, c'è cioè l'esposizione dei macchinari agricoli, si ricorda molto questa valenza agricola, ma ha anche in una vena più, più moderna, mm. si va di pomeriggio, si può girare tra le bancarelle, prodotti locali, vini locali, eccetera. E poi la sera l'anima più, più come, come posso dire, sì, quando, più gogliardica. Quando ecco, si festeggia il luppolo, diciamo. Quando no? si festeggia il luppolo, diciamo, la sera, ok. Rimanendo in tema agricolo. Ma infatti, perché ho visto che è proprio una festa molto, molto sentita anche dalle nuove generazioni, anzi, proprio una roba per giovani, no? Sì, 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 assolutamente. Ma in generale comunque le sagre, devo dire che... Ecco, io non sono mai stata una sagra in Italia, quindi effettivamente non ho... Mh, non ho un paragone reale da poter, da poter dire, però la sensazione è che forse in Italia non, non siano neanche troppo così sentite, soprattutto dai giovani, anche mm. che le evitano un po' come la peste. Qui diciamo che le sagre sono abbastanza ben frequentate, anche dopo, chiaro, dipende da quale tipo di appuntamento è, però una fiera come questa è ben frequentata anche dai giovani. I giovani ecco, magari più ma fammi capire, la sera, più l'età media avanza, più l'orario di arrivo alla fiera eh, diminuisce. In diminuisce so. eh, inversamente <ride> proporzionale all'età l'orario di arrivo esatto, in fiera. Ma fammi capire, come Radio 3I avete, dovuto, avete seguito quindi questa, questa fiera? Avete seguito, sì, uh... Allora, dovuto non devi, però sì, sì, cioè, tutti gli anni andiamo, andiamo giù anche con Teleticino, che appunto siamo una redazione che interagisce per, siamo anche nella stessa. Nella, abbiamo la stessa redazione, okay. ogni anno proviamo comunque a, a, a dare una copertura mediatica anche di, anche di questo evento, cercando di dare un taglio diverso, perché eh, chiaramente poi ogni anno bisogna cercare di, di, dargli, di dargli anche un sapore un po', un po nuovo. Ecco, quindi sì. I media sono anche abbastanza interessati a questa fiera, come anche magari se, rimanendo sempre a, a, a Mendrisio, sì. anche alla sagra dell'Uva, che è un'altra sagra molto, molto, ah, quando è, molto quando, sentita! Quando nelle, è quella? Quando è, quella? quando è la Sagra dell'uva? Quella è l'ultimo weekend di settembre. È sempre: copre sempre l'11: l'11 di, di, no, di novembre, e poi c'è anche una sua consorella, se ah. vogliamo. Che invece è ad Agno nel, nel Luganese, che si tiene verso marzo ed è invece San Provino, che è la sua consorella. Perché invece è, se San Martino è la fine dei lavori agricoli, okay. San Provino è l'inizio oh, e oh. anche questa ha una, lunga, una lunga, lunga tradizione. Infatti l'anno scorso. Eh, è stata un, lanciata una petizione per inserire queste due fiere nella, nella lista dei patrimoni in, in, Mondiali, immateriali dell'UNESCO. Ecco. Ah, Dopo, chiaro, ci vuole sempre tantissimi, tantissimi anni per eh, sì, 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 eh, sì, sì. eventualmente. Però, appunto, date la, la, diciamo, la lunga tradizione che hanno, c'è cioè, chi ha pensato insomma, di lanciare anche questa petizione. Ma fammi capire, quindi, in questo momento, quindi, dopo San Martino, lo svizzero mi ci si chiude in casa fino a marzo? Oppure ci sono altre <ride> feste in mezzo per cui può avere un attimo di sprazza? Cioè, mi allora, Prima c'è il Carnevale. Prima ah, che il Carnevale. Perché hai sentito molto il Carnevale, soprattutto lì dalle parti tue di Mendrise, così so che. Cioè, cioè, fammi capire, la Mendrise è un po' la ibizza del Canton Ticino, mi sembra, a questo punto. Cioè, c'è sempre festa lì. <ride> Com'è sta storia? No, allora non la definirei così anche perché il carnevale è sentito un po' in tutto il Ticino, ah, okay. ma anche la Svizzera, eh, mentre invece mh, le, le sagre che ti ho citato sono molto più regionali, anche se chiaramente dopo attirano persone anche eh, al di fuori, a, insomma al, al di là della regione, insomma. Mh, Chiaro. La sera di San Martino non è frequentata solo da chi vive nel Mendrisiotto, ma magari anche dal Luganese, o eh. non so se addirittura dal Bellinzonese. Be addirittura sì, addirittura, sì, quindi... addirittura da Be quanti chilometri sono? <ride> dal Bellinzona per capire: 20? quanti sono, no, eh, quante... no cioè, capito? Addirittura sì, da Bellinzona, del... hai capito? Com'è che si diceva? No, no? Beh, però eh, lontana Bellinzona, vicino all'Islanda Bellinzona, No, era così che si diceva, giusto? <ride> no, però tendenzialmente magari la sera si rimane più nel, nel okay. proprio um, insomma diciamo, Posso dove dire, definire. Barbara, ci sta aiutando però a sfatare un mito, il fatto che eh, la Svizzera sia un posto noioso un posto dove non ci si diverte, col cavolo invece c'è sempre festa, ci si diverte tanto e gli svizzeri sanno come far festa, mi viene da dire cioè o oh no? Ma allora, mh, sì, allora, ci sono variere. Dopo è vero che comunque è un, il Ticino è un cantone sicuramente più, più tranquillo anche a livello insomma, di, vita, di vita notturna. Ci sono questi, questi appuntamenti che sono, che sono spesso sentiti, insomma, sono quelli anche se vuoi le occasioni. Di, di aggregazione, sono occupati di aggregazioni importanti. Eh, quello sì, quello chiaro, sì. chiaro. È arrivato anche un WhatsApp al 331 7853 555 che dice: 'Good morning, Milano, un saluto a tutti gli amici del Mentrisiotto. Il carnevale è stupendo, e bellissimo.' Il carnevale a Bellinzona, <ride> ad esempio, mi viene detto quindi insomma. Sì, il Caravane di Bellinzona sì, ecco, il primo in, in Ticino per, ah, per grandezza, sì, sì sì, sì, anche quello molto, molto sentito. Va bene, adesso faccio invece una domanda fuori, fuori tema, non so se sei pronta, ma penso di sì, allora oggi con cosa, con cosa apriranno i telegiornali di Radio 3i? Qual è la notizia in Svizzera che in questo momento sbanca? <ride> Allora, sono per niente impreparata perché oggi è il mio giorno di recupero. Siccome ho lavorato il sabato, oggi sono a casa dal lavoro, ah, quindi ecco. posso anche godermi l'ultimo giorno di San Martino, quindi sì, mi cogli veramente impreparata, Fabio. Va bene, ma ti si parlerà ancora di San Martino, evidentemente, sicuramente, quindi... So, banco. Adesso, non, non lo so perché non sono in redazione in questo momento, ma immagino terra banco, che, terra che Banco, Terra Banco ancora. Benissimo. Cosa di San Martino, sì. Benissimo, Barbara. Allora, buon, delle... del buon riposo allora, e buon lavoro per i prossimi giorni. vi porto un saluto a tutta la redazione appunto, di Radio 3I e di tutta la, la, la compagine appunto, anche di Teleticino, che appunto so che insomma, siete eh, sorelle, fratelli e, e cugini nella stessa redazione. Quindi, buon lavoro ai nostri colleghi appunto, di Radio 3I e Teleticino. Grazie mille, un saluto anche a voi. Grazie mille, Barbara Venneri. Noi andiamo avanti con un po' di musica e poi torniamo qui, sempre in diretta. Adesso è il momento di Tananai. Annalisa con storie brevi. Tanana Analisa Storie brevi alle 8.48 qui su Cristal Radio, Good Morning Milano. Eh, grazie dei WhatsApp che sono arrivati. Devo dire che questa cosa della Svizzera fa subito presa sul nostro pubblico. Eh? Eh, c'è chi appunto, è stato alla fiera di San Martino, c'è chi è stato al Carnevale di Bellinzona. E c'è chi invece vuole salutare anche gli amici della RSI, quell'altra, la, la, radio, la Radio TV Svizzera. No? Appunto, e, e Alberto, ad esempio, conosceva, uh, ad esempio, personalmente Freddy Franzoni della RSI. Quindi un saluto anche. Ai colleghi dell'RSI un saluto appunto a tutti i colleghi che dall'altra parte del, delle Alpi. No? Che poi anche lì è strano. Perché quando sei in Svizzera e senti il, la meteo, come la chiamano loro su, sulla RSI 1, sulla rete 1, ti dice a sud delle Alpi, ma che intende, perché c'è la parte del, del Sud delle Alpi, che sono in poche parole, quello sotto a San Gottardo, da quanto ho capito. No? Quindi ehm, giustamente per loro non sono le Alpi nostre, ma sono insomma quel, quel macigno che è il San Gottardo che c'è lì in mezzo. Comunque eh, oh, se vi piace, ci colleghiamo più spesso eh, con. Con Barbara Venneri, Radio 3, insomma, noi siamo eh, molto collegati con, con la Svizzera. Quindi, se avete voglia, io vedo già Bea che dice: Basta, pianta questa tua passione per la Svizzera. Io adoro la Svizzera, non so perché, mi piace, mi piace tantissimo. Seguo una cifra di meme sulla Svizzera, cioè, seguo, eh, vi ricorderò. Ah, poi, scusate, vi ricordo sempre: fate questo: cercate su YouTube una serie TV. Che è qualcosa di fenomenale, cioè, ragazzi, Franz, scansati The Office, ma che sei? Ma Lost non è niente. Si chiama The Frontaliers, è una serie tv dell'RSI che parla di un frontaliere di una guardia di, di una frontiera svizzera e di uno che fa avanti e indietro dal Varesotto per andare a lavorare in Svizzera. Guardate. Cercatevelo perché è qualcosa di stupendo. Guarda, vi do il tempo anche della prossima canzone per andare a cercarvelo, va bene? The Frontaliers. Cercatelo perché è davvero qualcosa di pazzesco. A proposito di film, anche la prossima canzone faceva parte di una colonna sonora di un film di Quentin Tarantino. È sempre dalla colonna sonora di Pub Fiction, arriva appunto Dustin Springfield con Son of a Preacher Man. Avete avuto modo durante la pubblicità di trovare la sigla di The Fontaliers? No, tranquilli, ve l'ho trovata io. Mi chiamo Roberto Fusenghi e vengo da Smate Karate. Ogni mattina mi presenta Pizzarrone e passi la canna e vuol lui laura va a Laura, capito, capito? ragazzi dovete, non dovete perdervelo, io vedo Beatrice sconvolta altro che Spice Spice Ice High Spice e, e Silo Si come si chiamava quell'altro, altro che le Big Boops di quelle canzoni lì cioè, Busseghi, cioè ragazzi, questo è un pezzo di grande musica cioè. mi chiamo Roberto Busseghi Roberto Busseghi. da Osmate Carate ogni, ogni mattina, mattina Pizzarrone, Pizzarrone, passo Busseghi frontiere va a lavora pam pam, cioè ragazzi è un pezzo davvero che non potete non ascoltare, non potete non cercare, altro che io credo che non esista altra sigla, non esista altra canzone che possa essere migliore della sigla iniziale di Frontaliers, che trovo davvero qualcosa di stupendo siamo invece arrivati alla fine di questa puntata lo siamo arrivati sani e salvi con tanti ospiti quest'oggi, tanto sport, tante notizie che vi abbiamo dato e sono contento che anche voi siete rimasti qui con noi. Adesso quindi possiamo passare a, a chiamare, anzi a richiamare semplicemente, facilmente la nostra sigla. 8 e 54 minuti di oggi lunedì 11 novembre. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano. Grazie ad Ambrogio Curti che mi manda un WhatsApp al 331 con le sinossi delle tre stagioni di Frontaliers. Prima stagione preceduta da un prologo di tre episodi, conta 16 episodi, seconda stagione, altri 16 episodi. Terza stagione, che Frontalis 3, eh, qui vabbè, si parla italiano. Questo è il titolo della stagione. Ne fanno parte eh, ben 8. 8 episodi e fa parte del progetto italiano Lingua di Frontiera. Pensate voi, eh? c'è anche una. Una, un, un significato profondo in frontaliers. voi mi prendete in giro ma invece è una grande serie ho nominato Maggio Cuti che ci manda anche altre notizie come ad esempio eh, le notizie su che hanno a che fare con Taylor Swift che fa il triplete perché si porta a casa ancora eh, un altro sigillo sugli MTV Emas e la proposta conquista quattro premi eh, ma ha disertato la cerimonia invece per l'Italia eh, Annalisa è la migliore che ha superato Angela Mango, Gali, Mahmood e The Colos. quindi insomma questi sono i risultati degli Emas che però sicuramente senti nei prossimi giorni a Senti Questa con Ambrogio Curti che viene subito dopo di noi alle 9.05 le voci che avete sentito questa mattina sono quelle di Filippo Poletti Beasi e Ambrogio Curti Eleonora Barbara Venneri e Sergio Meazzi tutto questo è Good Morning Milano domani alle 7 qui in diretta ciao domani